Ciao ragazzi e buon weekend. Oggi parliamo di una cosa che mi sta particolarmente a cuore: le luci posteriori della mia moto. Particolarmente a cuore perché è una cosa molto importante essere visibili, quindi ho deciso di effettuare un'operazione abbastanza semplice. Allora, partiamo dal inizio di questo progetto. Sulla mia Road Glide Special ho installato il gruppo fascia e il gruppo ottico derivante da una CVO, molto semplice. Magari realizzerò un video tra qualche settimana e vi farò vedere come installare questa fascia inferiore. Per quanto riguarda l'operazione di oggi, andrò a installare le nuove luci a LED che Custom Dynamics, Pro Beam, che è la sorella più piccola di Custom Dynamics, mi ha fornito proprio qualche settimana fa. Una luce davvero superiore, molto bella, realizzata con materiali di ottima qualità. Come dicevo, andrò a sostituire il gruppo ottico originale perché non è molto visibile, quindi cercavo qualcosa di più visibile per gli utenti che seguono la mia moto. Andiamo subito quindi a togliere le due luci originali e ad installare quella nuova. Chiaramente dal momento in cui andrete a modificare il vostro parafango, quindi a montare la fascia derivante dal CVO, saprete anche disinstallarla molto facilmente, però vi faccio vedere. Sono 1, 2 e 3 dadi molto semplici da togliere. Facciamo l'operazione anche nella parte destra della moto. Qui purtroppo non c'è molta luce, c'è anche un pezzo del porta borse, del supporto borse, quindi non riesco a farvi vedere, però qui dietro c'è un connettore che va tolto molto facilmente. Dal momento in cui tutta la fascia è libera dalla bulloneria, non dovremo far altro che aprirla e sfilarla dal parafango. La parte più difficile è stata fatta, quindi quella di rimuovere la fascia. Ora non ci resta che rimuovere le tre viti posteriori che sorreggono il faro sulla fascia. Procediamo sempre molto velocemente con la rimozione della pellicola che protegge i nostri fari e andiamo a riposizionarli nella posizione originale. La cosa molto importante che ho notato durante questa installazione è che il faro possiede anche un rinforzo, quindi un accessorio che non c'era nella luce originale, sempre qualcosa di utile per tenere tutto un po' più stabile. La parte più divertente sicuramente è la reinstallazione, sempre molto facile. Andiamo a reinserire un po' la nostra fascia giusto per posizionarla e poi chiuderla con la bulloneria. Vi consiglio, prima di fissare il tutto, di provare l'impianto luci per non avere sorprese in un secondo momento. Beh, sicuramente questo è uno di quei lavori che dà molta soddisfazione, oltre ad aver migliorato anche l'effetto visivo con una luce molto più moderna e anche facile da effettuare da casa. L'occorrente, un carrello, un paio di cacciaviti, quindi è una cosa molto semplice che tutti noi possiamo fare, e anche il costo di questo accessorio è abbastanza contenuto. Anche questa settimana siamo giunti al termine di questo video. Come avete visto, un'installazione super facile,
con prodotti davvero carini. Date un'occhiata al sito internet di Custom Dynamics e ProBeam, sono sicuro troverete tantissime cose interessanti, non solo per Harley Touring ma per tanti altri modelli. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, spero di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo, ci vediamo tra 7 giorni con un nuovo video e come sempre vi auguro un buon weekend e buona strada.